Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questa è la seconda parte del tour della mia libreria. Troverete tra le schede giù nell'info box il video della prima parte. Come ho fatto per l'altro video, prima di partire faccio una piccola premessa. Sono ritrasferita in casa dei miei da poco. Casa dei miei è molto piccola e quindi io ho dovuto un po' arrangiarmi con i libri e infilarli dove avevo spazio, quindi non ho potuto avere la libreria come avevo in casa mia vecchia, con tutti i libri belli, tenuti in ordine, eccetera, ma ho dovuto un po' impilarli in modi strani, ecco, mettiamola così. E inoltre, siccome questa casa è molto umida, c'è parecchia muffa, mi si sono sciupati molti libri, quindi ho dovuto chiuderli, sigillarli, in modo da non farli prendere altra umidità e non farli venire la muffa, quindi i libri saranno anche appunto incelofanati. Però spero che comunque questo video vi tenga compagnia e vi piaccia. Se vi va, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanellina delle notifiche per non perdere i miei prossimi video. Io vi lascio appunto al tour della mia libreria e spero che vi piaccia. Allora, parto dal cubotto in alto, siccome il cavalletto non ci arriva, vi prendo i libri uno per uno. Allora, parto da questo, che è l'Isola del Tesoro, che ho preso in edicola da poco. Poi ho di Salgari, I Misteri della Giungla Nera, I Viaggi di Gulliver, di Dickens, Oliver Twist, Suburra, che però non ho ancora letto, Niente di nuovo sul fronte occidentale, Messaggi da maestri, e del solito autore, Oltre le porte del tempo, La foresta dei girasoli, L'alchimista, Un uso qualunque di te, Fahrenheit 451, The Help, Gli invisibili, L'enigma di Gaia. Questo è l'ultimo libro di una serie fantasy, gli altri libri sono nell'altra libreria, Il mondo dei sogni, The Love Hypothesis, di questo ve ne ho parlato in un ultimo wrap up, Le nostre vite, I venti di sabbia, Il giornalino di Gian Burrasca, Un albero cresce a Brooklyn, La donna che non poteva essere qui, Le lettere segrete di Joe, Sorella mio unico amore, L'Iliade, L'Odissea, L'Eneide, Storia di Re Artù e dei suoi cavalieri, che non ho ancora letto, La lettera perduta di Auschwitz, Cenerentola a Kabul, La donna perfetta, Sai tenere un segreto, Appuntamento al Cupcake Café, Una strega a New York, L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello, Un lavoro sporco, Lo rifarei, I love shopping a New York e l'ultimo di questo cubo, I love shopping in bianco. Allora, in quest'altra sezione invece abbiamo Il buio oltre la siepe, che devo ancora leggere, Siddhartha, che devo ancora leggere, ma quest'autore non è che mi piaccia più di tanto, Cosmetica naturale pratica, che è un libro molto interessante per creare dei cosmetici naturali in casa, Vita bassa e tacchi a spillo, Anime alla deriva, che però non ha la sovracopertina, Fatherland, Il buon marito, che fa parte della serie di gialli di Alexander McCall Smith, con protagonista una detective donna di colore, Se solo fosse vero, da cui hanno tratto un film, ma il film mi è piaciuto di più del libro, Un sogno su misura, La meccanica del cuore, che mi è piaciuto molto, I 100 passi, Ogni mattina Jenin, Farfalle sul Mekong, Il coperchio del mare di Banana Yoshimoto, Miami Blues, che devo ancora leggere, La casa del sonno, La pioggia prima che cada, Il collegio di Santa Lucia, che è stato uno degli ultimi acquisti, Win for Death, che è un libro che ha scritto un mio amico, L'inventore di sogni, CP, 10 donne, Circe, Storie di ordinaria follia, Il club delle lettere segrete, La canzone di Achille, Il club delle mele avvelenate, ho poi tutti e quattro volumi di Quattro amiche e un paio di jeans, in questa edizione che secondo me è molto carina, Make up e altri disastri, La metamorfosi di Kafka, ho poi una serie di questi racconti, fiabe, che erano di mio padre, ho fiabe irlandesi, fiabe fantastiche e fiabe campane. La strada delle croci, La scuola degli ingredienti segreti, La sonnambula, Sto con la band, Il Vangelo secondo Biff, Lo strano mondo di Alex Wood, che è molto carino, Congo, Ci proteggerà la neve, ho poi un libro
gigantesco che in realtà non ho mai letto, però all'interno c'è una foto con mia nonna e quindi lo tengo per ricordo. Un librone su Banksy. E poi ho questo mega volume che ha un atlante illustrato delle piante, molto molto bello. Ok, altro cubotto alto, quindi vi faccio vedere i libri da qua. Allora, Le signore in nero, Lasciami volare, In fondo alla palude, Acqua agli elefanti, Come donna innamorata, che è molto utile se dovete studiare Dante, Le cinque persone che incontri in cielo, Voglio vivere prima di morire, Il racconto della commedia, anche questo utilissimo se si deve studiare la Divina Commedia e Dante. Lacrime alla giraffa, altro libro della serie della detective ambientata in Africa. Il fumetto di V per Vendetta. Molte vite, un solo amore. Il libro selvaggio. La casa delle scimmie, che è uno dei miei libri preferiti in assoluto. Altro libro preferitissimo, che però si vedrà un po' male, è Il peso dei segreti, veramente molto bello. La mia testimonianza davanti al mondo. Altro libro preferitissimo è Evelina e le fate, veramente molto molto bello. Il domani che verrà è un distopico da cui hanno tratto un film molto carino, ma è il primo di una trilogia, ma gli altri due non sono mai stati tradotti in italiano. 3 mm al giorno, che è dello stesso autore di Io sono leggenda. Io sono leggenda, mi è piaciuto però più il film del libro. Ho poi 4 fumetti, anche questi mi dispiace si vedranno un po' male perché sono stati incartati un po' così. Comunque, questo è L'uomo che scoprì l'Olocausto di Marco Rizzo e illustrato dall'Elio Bonaccorso e da questo fumetto è stato tratto da questo libro qua, quindi io prima ho letto il fumetto, mi era piaciuto, volevo approfondire la storia e ho preso appunto il libro. Sempre di Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso ho Salvezza, che è molto molto bello, e poi A casa nostra, che è diciamo un po' il continuo di Salvezza. Sempre poi di Marco Rizzo, ma l'illustratrice è la Tram. La prima bomba, anche questo bello, però i disegni non mi hanno fatto impazzire. Altro fumetto è no, Quella notte alla Diaz. Passando poi ai libri, ho Bigfoot e i suoi amici, La casa d'inferno, che è il mio horror preferito ed è l'unico che mi ha fatto veramente paura. La sposa in nero, che è un giallo molto molto carino che consiglio. Poi ho questo libro di quando ero piccola, che è Oscar Gatto di Mondo, che è bellissimo. Ok, eccoci all'ultimo cubotto dove abbiamo Le notti di Salem di Stephen King, di Cecelia Hearn ho Il dono, che mi è piaciuto moltissimo, Il libro del domani e il mio preferito in assoluto è P.S. I love you, mi è piaciuto moltissimo sia il libro che il film. Sempre della stessa autrice ho Scrivimi ancora, ho poi Ti racconto Dax, Il fantasma di Canterville in questa edizione molto carina, La fattoria degli animali, Star Girl, Una storia d'amore con i capelli blu, Le streghe bambine di Salem, un libro che adesso non si trova più, però non è un libro fantasy, ma è un saggio, un'antologia su Salem, quindi non è un libro fantasy, perché ho sentito appunto dire su internet, su YouTube, che questo è un fantasy, ma assolutamente no. Ma se lo trovate, ve lo consiglio perché è veramente molto bello. Se questo è un uomo, lo Hobbit, che ho tipo in 180 edizioni, le altre edizioni sono nell'altra libreria. La medicina sottosopra, I libri della giungla, Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte, molto carino anche questo consigliato. Le scarpe rosse. Anche questo fa parte della quadrilogia della Harris Chocolat. Capitani Coraggiosi, che era di nonna e non l'ho mai letto. M'ammazza, un'altra edizione di Capitani Coraggiosi, sempre di nonna, che non ho letto. Bolzaneto, Le streghe di Roald Dahl, che è il mio libro preferito di quest'autore. La signora dei funerali, la scrittrice è la stessa di I Love Shopping, anche se qua si fa chiamare con un altro nome. I giorni di Genova, La ragazza interrotta, Le ragazze di Kabul,
E poi ho dei libri di quando ero piccola, tipo Lo Schiaccianoci, Pollicina, Cappuccetto Rosso, varie fiabe, Cenerentola e Alice nel Paese delle Meraviglie. Bene, quindi questa seconda parte finisce qua. Spero di non avervi annoiato. Abbiamo finito, diciamo, la prima grande libreria. Nel prossimo video, nel terzo video, vedremo la libreria, quella che io amo di più, con tutti i libri più nuovi e soprattutto sono tutti libri fantasy o distopici e tantissimi di autori emergenti italiani. Quindi, se vi va, vi aspetto per il prossimo video. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!